Ciao! Allora, oggi io e Jenny prepariamo la pasta con le patate, la pancetta e la provola. Mi sa che la faremo al forno, sì, Jen? Questa volta la Tanto facciamo al forno, forno, dai. voi tu, tanto è la stessa cosa per me. Sì, al forno. Comunque, nostra mamma ha già tagliato le patate, falle Ok. vedere, Sì, erano Jen. quelle che io avevo nelle mani, all'inizio del Sì, video. così siamo un po' avanti, Le ecco. faccio qua, dove le Non lo so, metto? tanto adesso mi servono, Mi quindi. devo un Comunque farò attimino. la pasta qui dentro. Ho preso apposta questa teglia così d'alluminio per mettere appunto la pasta e tutte le altre Sì, cose. io devo Che prendere un fai, Gen? attimo qualcosa per asciugarmi le mani. Perché io me ne lavo sempre. Ho una fissazione per lavarmi Comunque le mani. dopo una settimana finalmente cuciniamo insieme io e Sono Jen, ecco, è tornata. tornata. Ovvio. Allora, un po' mi sei mancata, Jenny, se devo essere sincera, e tutti mi hanno criticato nel video, mi hanno detto: "Ah, ma tu sei un po' troppo, come si dice, Troppo. legata a tua sorella", ma solo perché ho detto che mi mancavi nel video, perché mi fa un po' strano, ecco, Ma parlare da cioè, sola. io ovvio anche a tutti, non sono andati. Vabbè, comunque metto un po' d'olio d'oliva. Vai, cosa devi mettere? Lo metto io. Allora, inizia a darmi le patate, Jenny, sì. E Le metto io però. vai, mettile. Ma il gas è No, no, chiuso. il gas è aperto, Ah. l'ho aperto prima, Jenny, non mi hai visto. Vai. No, piano, Jenny, non schizzare Ma non tutto. dovevo mettere prima la pancetta. No, no, non fa niente, vai. Mi serve il Boom. cucchiaio di legno, vabbè, lo prendo. Se no dicono che io ti chiedo tutte le cose, che non va bene, quindi. Comunque, questo è leggermente bruciato. Chissà chi l'ha bruciato. Io? Ovvio, chi Ovvio. l'ha bruciato secondo te, Jen? Comunque, poi c'è la pasta mista, mettiamo, non sappiamo quanta. Allora, questa, vabbè, un pacco Mezzo. intero è mezzo chilo, però qui ne manca un po', quindi sicuramente sarà tipo 400 grammi questa, più o Non c'è meno. l'abita, c'è però di collezione, quindi non ho chiesto. Non lo so, comunque non Ma penso questo secondo che. me va bene, un caso ne aggiungi un altro po' di Ma quello, quella non però. è pasta mista, Jenny, Come quella è un'altra no? tipologia di pasta. Ah, Non è sembrava pasta pasta mista. mista. Ah. Questa è tipo una pasta strana, aspettate, come si chiama? Vabbè, metto un po' di sale nel frattempo alle patate. Cosa, Jenny? È Ah, si un chiama altro tipo di pasta, mafalda ecco. corta. È tipo una specie di Non lo pasta so, ricciolina, c'è scritto ecco. qua, non so se questo è il nome, però penso proprio di sì. Vabbè, in caso metti un po' di questa, cioè metti tutta quella e aggiungi un po' di questa se Vabbè, serve. allora adesso metto la pancetta, ma queste sono due confezioni, Credo sì. Perché di sì, non ho la più è pallida idea. troppa, non è una E confezione, poi, insomma. vabbè, dentro questa ciotolina c'è la provola che è un po' congelata, si deve scongelare, ma nel frattempo si fa. Vabbè, ma tanto la provola la metteremo alla fine perché la mettiamo proprio sopra, così poi La diventa tipo crosticina, croccante, sta sì, la bene, mi crosta. piace. Adesso metto il peperero. Sì, perché allora se facevo la pasta e patate qui solo sul gas, la mettevo praticamente mentre cucinavo Così si la pasta, così scioglieva sì. e facevo tutta la cremina. A proposito, prendo un piatto e metto questa pasta, così vediamo quant'è questa qua. Ma non è necessario, Gianni, prendere un E vediamo, ce ne piatto. rendiamo conto, la No, facciamo no. vedere a mamma. Sarà tipo sui 400 grammi quella pasta, Jenny. Magari apriamo l'altro e ne mettiamo un po', ecco. Non lo No. metto nel piatto. Ma non è necessario, perché devi sporcare un piatto Ma non si adesso? sporca, cioè. Vabbè, perché devi prendere un piatto? Se vuoi prendere il piatto, vai. Come No, vai? Ti acconsento. Vai, Jess, se vuoi no, no. No, prenderlo. non serve. Allora, io mi ricordo che quando ero piccola, praticamente nostra nonna, tutte le domeniche, cioè non tutte, quasi tutte le domeniche, preparava una pasta che era la mia pasta preferita. Ed è Qual era? simile a questa, cioè più o meno allo stesso Però procedimento, quella più però coraggiosa. invece della pancetta, lei metteva i carciofi, carciofi e patate, e poi sopra metteva tipo il pane grattugiato e la metteva poi nel forno. E veniva tipo croccante, la faceva con i Sinceramente carciofi, non me Jenny, la che era ricordo. buonissima. E tu non te la ricordi perché eravamo proprio Ma davvero io l'ho mai piccoli? mangiata. Non lo so, Jenny, questo non Perché me le lo patate ricordo mi neanche piacciono, i io. carciofi pure. Però Non lo so, prima però la preparava lei perché purtroppo adesso lei non riesce a cucinare, però prima
cucinava sempre lei per tutti. È probabile che io non l'ho mai mangiata, perché io sono strana. Secondo me no. Ma eravate proprio piccoli, Jenny, voi, quindi no. Vabbè, che vuol dire? Eravate piccoli. È bagnato qua. Infatti se riesco poi qualche domenica magari la preparo insieme a voi questa pasta che faceva la nonna. E poi ovviamente gliela darò anche a lei, cioè la mangerà anche lei, ecco. Vabbè che la nonna, se devo essere sincera, lei praticamente mangia quasi tutto. Infatti è l'unica persona della famiglia che mi dà soddisfazioni, perché lei mi dice tutto che è buono, vuole provare tutto. Ma invece gli altri no, non mi danno queste soddisfazioni. Le cose che sono buone, però ci sono alcune cose che tipo a papà magari non piacciono, capito? Che ne so, tipo questa pasta, no? Sì, gli piace, però se la fai al forno. Invece se tu la fai come la stai facendo adesso e non la metti al forno, a lui non gli piace. No, vabbè, però le cose, capito? No, però la nonna mi dà proprio soddisfazioni. Cioè, le mangio quasi tutto, allora, capito? Allora, se sincero, quindi... anche il nonno. Il nonno mangia... Diciamo, la nonna mangia allora, tutto. Il nonno, ad esempio, tipo, vabbè, la lasagna, dove c'è comunque la besciamella, non le mangia queste cose qua. Neanche la panna mangia lui. Però, tipo, al ristorante, vero. Poi, il risotto, cioè, dentro c'era anche... panna, lui l'ha mangiato, quindi... Vabbè, ma che qua, capito, magari mischiato, lui non se ne accorge, capito, e quindi sì, la sì. Mangia. La nonna, siamo sinceri, mangia tutto. Jenny, mi serve un po' l'acqua adesso, quindi vedi se c'è qualche bottiglia d'acqua aperta nel frigo. Comunque sì, la nonna mangia tutto ed è l'unica persona che mi dà soddisfazione, lo ripeterò sempre, vai Jenny. Che carina, mi si chiede sempre la fruta, queste cose qua carine. Tipo ieri ha mangiato anche lei il risotto con i funghi che ho preparato io, cioè è proprio è uno dei suoi piatti preferiti il risotto. Comunque adesso metto direttamente la pasta qui dentro. E l'acqua anche se è fredda, però vabbè. E l'acqua, sì lo so, cioè in teoria... C'è io. Ah, vai, scusa. Lo so che è una cosa sbagliata mettere l'acqua fredda, ecco, però... Non fa niente. Tutta la bottiglia. Certo. È inutile che mi dici sto via, avanti, dietro. Ma sicura già che dobbiamo mettere altra pasta? Cioè secondo me va bene così, già. Io non l'aprirei per niente l'altra confezione. Già non esageriamo. Cioè meglio ma la facciamo fare la nonna. Ma guarda quante è, già. La tena a mamma. No, non va bene così. Vabbè, io non mi metto. Vado a buttare questa. E anche questa. Cosa? La carta. No, no, quella bottiglia lasciala, Jenny, che magari serve altra acqua. Ecco. Ok. Lasciala qui. No, per me va bene così. Dai. E comunque, per il momento dobbiamo aspettare almeno 10 minuti, anche di più, perché la pasta non è pronta, poi neanche le patate, praticamente... dobbiamo aspettare, ecco, non possiamo fare nient'altro. E la provola chi la taglia? Perché è congelata. Non lo so, guardate com'è la provola. Aspettiamo papà. È un pezzo proprio... C'è. No, la taglierà nostro padre, sì. Per forza. Perché è completamente congelata e non vorrei fare un disastro, non lo so. No. Quindi meglio evitare. Comunque, adesso sposto un attimo la fotocamera così vi faccio vedere la pasta. Esatto. E poi ve la farò vedere dopo quando è pronta, ecco. Alla fine sì. Ci vorrà un bel po', però. Aspettiamo. Voi lo vedrete subito. Aspettiamo, gente. Sì. Questa è la pasta adesso. Cioè, sembra un disastro, ma vi posso assicurare che poi alla fine verrà buona, vero Jenny? Sì. Perché l'abbiamo già mangiata tante volte, ecco. E poi giustamente io lo dico sempre, cioè, mi piace cucinare, ma non sono una cuoca, quindi ci sta che sbagliamo, non siamo perfetti. Cioè, io ci provo, ma perché infatti, è una cosa che mi piace fare. Cioè, ognuno cucina in base a come... gli piace, capito? Sì, infatti. Non ha senso quello che dicono. Comunque, tra poco vi farò vedere direttamente il risultato finale, ecco, perché prima la metteremo nel forno e poi la mangiamo. Sì. Quindi mi sa che dobbiamo aspettare più di 10 minuti. Vabbè. La pasta è pronta, ho aggiunto anche un po' di pecorino, poi mangiamo le fettine di carne. Jenny, com'è? Buona. Buona? Sì. Direi che possiamo salutare, dai. Ciao. Comunque buon appetito. Ciao.